L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Apriremo con le immagini della visita sulla nostra isola del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che è intervenuto nel pomeriggio alla convention in programma al centro congressi anche per domattina. Parleremo poi ancora del G7 dei ministri dell'interno che si svolgerà ad Ischia la prossima settimana, precisamente giovedì e venerdì. Ancora il terremoto, interviene l'onorevole Marrazzo, presidente della terza commissione regionale attività produttive, per pianificare le misure adeguate per il rilancio turistico della nostra isola. Ancora vedremo poi le immagini della processione di ieri sera, che poi è stata guidata dalla cattedrale fino alla chiesa di Porto Salvo per l'atto di consacrazione della diocesi al cuore immacolato di Maria. C'è poi la pagina sportiva con il calcio, in eccellenza il Varano ha battuto il Monte di Procida. Ascolteremo i protagonisti e vedremo le immagini. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, Denta Scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Vorrei un grande supermercato dove risparmiare è facile, senza rinunciare alla qualità. Ce l'ho! Dove avere un bel reparto macelleria e trovare il pesce sempre fresco e anche la gastronomia con piatti caldi da portare direttamente a casa. Certo! E sempre aperto tutti i giorni. Naturalmente! Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica fino alle 13:30. Finalmente a Ischia il supermercato che non c'era. Adesso c'è! Se bon, selezione bontà tutti i giorni. La ditta La Raspata porta nel tuo locale le brioche alla Magna per una colazione di qualità e tante grandi offerte. Cogli la nostra promozione speciale. Con l'acquisto di 3 cartoni di prodotti alla Magna riceverai in omaggio un cartone a scelta tra croissant plus crema o croissant plus albicocca. Promozione valida fino a disponibilità dell'omaggio. La colazione di qualità e le grandi offerte sono firmate La Raspata. La Raspata, gli specialisti del buono, sempre al tuo fianco. ABC Cartoleria, grandi offerte scolastiche su zaini, tracolle, trolley 7 ed Invicta. ABC, prezzi eccezionali su kit di cancelleria generica. ABC, scopri il nuovo reparto outlet con zaini e tracolle con prezzi da 10 a 25 euro. Vienici a trovare, siamo in via Iasolino, a Ischia Porto. ABC Cartoleria, la scuola da noi costa meno. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto. Ciao Ale, e come va il tuo commercio online? Caro Luca, una delusione. Poche vendite. Ma non conosci SincroPiù? SincroPiù? Sì, SincroPiù, gestionale che assicura il tuo sito ben 387 vendite al secondo. 387 vendite al secondo! Con SincroPiù il tuo sito vende di più. Vai subito su www.sincropiù.it.
Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana, è azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Basta aspettarla da Napoli. La vera mozzarella di bufala adesso la produciamo a Ischia. Core e latte. A Barano, in via Vincenzo Di Meglio, il primo caseificio isolano. Mozzarella, ricotta, yogurt, formaggi, tutte le prelibatezze del latte con la qualità che sposa la freschezza. Da Core e Latte sapete cosa mangiate. La mozzarella la facciamo davanti a voi. Vi aspettiamo per un viaggio nel gusto. Bagno di folla ad Ischia per Silvio Berlusconi, il presidente di Forza Italia sull'isola per la 2 giorni pronti a governare. Ha visitato anche i luoghi del sisma del 21 agosto scorso promettendo aiuti concreti. Berlusconi ha lasciato l'isola alle 20. Al G7 anche Google, Twitter, Facebook e Microsoft. Obiettivo del vertice presieduto dal ministro Minniti, l'intesa con i colossi del web nella prevenzione e il contrasto al terrorismo. Terremoto, Nicola Marrazzo, pianificare misure concrete. La terza commissione attività produttive, turismo e commercio del Consiglio regionale della Campania torna ad Ischia per pianificare misure adeguate per il rilancio dell'isola. La diocesi di Ischia consacrata al cuore immacolato di Maria, ieri sera la celebrazione della messa ufficiata dal Monsignor Lagnese, poi la processione fino alla chiesa di Porto Salvo e domani domenica la messa in TV. Calcio, eccellenza, il Barano batte il Monte di Procida, un bel gol di Arcamone regala la vittoria agli Aquilotti, vince anche il Procida e domani in campo il Real Forio e dopo il TG la partita Barano-Monte di Procida. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Tereschia. Dunque giornata isolana per Silvio Berlusconi, il presidente di Forza Italia, ha partecipato oggi alla convention del Partito Azzurro in corso all'Acquamino. Stamani ha visitato i luoghi del terremoto del 21 agosto. Nel pomeriggio l'atteso intervento al centro congressi di L'Acquamino. Vediamo il servizio. Un vero e proprio bagno di folla ha accolto oggi pomeriggio al centro congressi di L'Acquamino Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia organizzata per dare il via alla campagna elettorale in vista delle politiche del 2018. Un cavaliere in grande forma è stato accolto, sebbene in ritardo sulla tabella di marcia, dal numeroso popolo azzurro fatto di onorevoli consiglieri regionali e comunali, sindaci ma anche di tanti cittadini comuni. Berlusconi e la compagna Francesca Pascale sono giunti sull'isola intorno alle 13 a bordo dello yacht di 22 metri di Gennaro Amato, presidente dell'Associazione Nautica Regionale Campana. L'imbarcazione è giunta al pontile di L'Acquamino in ritardo rispetto alla tabella di marcia. È stata ridotta la velocità dell'imbarcazione perché un uomo della scorta aveva accusato un malore. Berlusconi ha quindi visitato la zona rossa di Casamicciola, incontrando anche la famiglia dei 3 fratellini salvati dalle macerie. Bisogna ricostruire le case distrutte dal terremoto, ha poi detto alla platea nel pomeriggio il cavaliere. Ho chiesto ai 2 sindaci di Casamicciola e L'Acquamino di farmi avere l'elenco delle cose che servono e personalmente mi recherò dal Presidente del Consiglio e dai ministri competenti per ottenere quanto occorre. Ha poi fatto riferimento agli aiuti concreti. Mi sono fatto dare l'IBAN della famiglia e lunedì provvederò personalmente. In tanti fanno solo chiacchiere ma pochi fatti. Poi, tra una battuta e l'altra, per oltre un'ora Berlusconi ha suonato la carica per il popolo azzurro, con i punti del programma, condito di tante annotazioni contro l'attuale governo e nei confronti di chi ancora oggi gli impedisce di candidarsi per i trascorsi giudiziari. Poi ha elencato i tanti successi ottenuti come imprenditore, dall'edilizia con la creazione di Milano 2 e Milano 3 alle televisioni. Oggi non mi posso candidare ma offro la mia consulenza gratuita per portare avanti le cose per far funzionare il paese. Chi potrà rinunciare a questa offerta?
Il popolo azzurro, al termine del discorso, ha preso letteralmente d'assalto il palco dove era Berlusconi, per salutarlo o per strappargli un selfie. La scena si è ripetuta qualche minuto dopo, all'esterno dell'albergo La Reginella, quando il presidente di Forza Italia è sceso tra due ali di gente fino a raggiungere l'auto, dalla quale ha esteso il suo saluto alla piazza, prima di partire in gran carriera, destinazione l'albergo San Montano. E Silvio Berlusconi ha poi lasciato Ischia alle 20 questa sera alla volta di Napoli con destinazione Molo Luisa a Mergellina. La partenza è avvenuta con lo stesso motoscafo che lo ha condotto a Ischia questa mattina. Cambiamo argomento. Siederanno anche Google, Microsoft, Facebook e Twitter alla riunione dei ministri dell'interno del G7 in programma ad Ischia giovedì e venerdì prossimo. Obiettivo del vertice, presieduto dal ministro Minniti, è quello di arrivare ad una intesa con i colossi del web nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo. Il web, sottolinea il ministro Minniti, è decisivo nel processo di radicalizzazione. Più dell'80% delle conversioni e delle radicalizzazioni avvengono infatti su internet, un dato che impone la ricerca di intese finora non approdata a buon fine tra gli stati e i gestori dei big data ai fini della sicurezza. Insieme al titolare del Viminale, ad Ischia saranno presenti i colleghi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Parteciperanno anche il commissario dell'Unione Europea per le migrazioni Dimitris Avramopoulos, quello per la sicurezza Julian King ed il segretario generale dell'Interpol Jürgen Stock. Per i big dell'informatica è invece annunciata la presenza del vicepresidente degli affari europei di Microsoft, John Frank, del capo delle politiche del controterrorismo di Facebook, Brian Fishman, del capo delle politiche pubbliche di governo di Twitter, Nick Pickles, ed il vicepresidente delle politiche pubbliche di Google, Niklas Lundblad. A breve la terza commissione del Consiglio regionale della Campania sarà ad Ischia per vedere da vicino la situazione economica del post-terremoto e pianificare misure concrete per il rilancio. L'ha dichiarato il presidente della commissione, Nicola Marrazzo. Sentiamo. Una delle problematiche maggiori sull'isola di Ischia oggi è quella legata alle attività che vivono di turismo e ai lavoratori del settore turistico, molti dei quali si sono trovati a interrompere la loro stagione lavorativa anticipatamente rispetto al previsto. Noi abbiamo fatto già una commissione di cui io sono presidente, la terza commissione attività produttive, turismo e commercio, il mese scorso, con la presenza di tutti i sindaci, del commissario al sisma, gli assessori alle attività produttive, al turismo, al lavoro, proprio per lanciare un grido d'allarme. In quella sede abbiamo stabilito che ci saremmo rivisti perché il commissario insieme ai sindaci avevano bisogno di fare il punto della situazione, ed è questo il motivo per cui porteremo sull'isola la nostra commissione, proprio per vedere il conto qual è e che cosa mettere in campo per far ripartire l'isola. Sono previsti interventi anche per aziende non direttamente danneggiate dal sisma, ma comunque danneggiate anche dalla comunicazione sbagliata che è stata messa in campo. La comunicazione che si è fatta subito dopo il sisma è qualcosa di delinquenziale. Trasformare un evento sismico in una lotta all'abusivismo sono due mondi completamente diversi, e probabilmente il secondo messaggio è stato molto più forte nei confronti della pubblica opinione. Basta immaginare che nessuno ha messo in campo un gesto di solidarietà da parte di tutte le altre regioni, eppure i napoletani e la Campania è nota al mondo per la sua capacità di essere solidale rispetto agli eventi tragici che si possono manifestare in altri posti della nostra nazione. Quella disinformazione che si è fatta, noi dobbiamo togliere quella coltre di silenzio che c'è sul sisma dell'isola di Ischia. Il danno materiale è stato importante e il cono di attenzione rispetto ai danni immateriali deve essere ancora più importante, perché il messaggio che un'isola bella come Ischia, capace di grande ricettività, di grande attenzione nei confronti del mondo che viaggia, non può essere derubricata all'isola delle costruzioni abusive. Non è quello. Noi dobbiamo invece cogliere questa occasione per elevare ancora di più l'asticella della qualità dell'offerta turistica.
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Ischia, nella zona dei Pilastri. Secondo le prime indiscrezioni, il sinistro si è verificato tra una vettura di colore gialla ed un ciclomotore. I due veicoli si sono urtati proprio all'incrocio posto sotto gli archi dell'acquedotto. Alla guida dello scooter un uomo di mezza età, sul sedile posteriore una donna che è rimasta ferita ad una gamba. L'impatto non sembra sia stato violento, ma a causa del dolore accusato la signora è rimasta a terra in attesa dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale ed il 118. La donna è stata poi trasportata in ospedale. Comunque le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il 12 ottobre scorso i comitati per la tutela della casa si sono riuniti presso l'Hotel Ramada a Napoli per sollecitare le forze politiche dell'arco costituzionale all'approvazione del cosiddetto DDL Falanga, il quale nel tutelare gli abusi di necessità in conformità alla più recente giurisprudenza della Corte Europea introduce un indice di graduazione da osservare negli abbattimenti delle case abusive realizzate nelle aree demaniali, in quelle assoggettate a vincoli e per quelle realizzate da soggetti appartenenti a cosche mafiose o camorristiche. Al termine di una lunga cerimonia iniziata con la celebrazione della Santa Messa in cattedrale e proseguita poi in processione fino alla chiesa di Porto Salvo, ieri sera il vescovo di Ischia ha affidato la diocesi al cuore immacolato di Maria. La Santa Messa andrà in onda domenica mattina intorno alle 10 con replica nel pomeriggio alle 17 circa. Ma intanto vediamoci il servizio. L'intera chiesa di Ischia affidata al cuore immacolato di Maria. L'atto di consacrazione è stato proclamato ieri sera nella chiesa di Porto Salvo ad Ischia dal vescovo Monsignor Pietro Lagnese al termine di una lunga processione che, partita dalla chiesa cattedrale di Ischia Ponte, si è snodata lungo le strade del centro cittadino fino a giungere al porto. Ed è proprio nella cattedrale che ha avuto inizio tutta la cerimonia, con una solenne concelebrazione presieduta dal vescovo e dalla quale hanno partecipato i sacerdoti dell'isola e i sindaci dei sei comuni, accompagnati dai rispettivi comandanti delle polizie municipali. E durante l'omelia, Monsignor Lagnese ha ricordato l'esperienza del terremoto del 21 agosto, ha preannunciato la prossima visita pastorale che partirà da Forio nel mese di gennaio ed ha specificato che l'atto di affidamento a Maria non è una semplice espressione di affetto. Ciò che stasera compiremo, carissimi fratelli e sorelle, con l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria nella chiesa di Santa Maria di Porto Salvo dopo il cammino processionale che seguirà la Santa Messa, non vuole essere soltanto un'espressione di affetto verso la Madre del Signore, ma un autentico atto di fede e di obbedienza alla parola del Signore, che a ognuno di noi, come al discepolo che egli amava, ripete: ecco tua madre. Sì, ecco tua madre, ecco la madre. Ecco la nostra madre, ecco la mia madre, la tua madre, la madre dei nostri presbiteri, la madre della Chiesa. E subito dopo la celebrazione in cattedrale, l'imponente processione si è messa in moto, preceduta dalle insegne delle confraternite e congreghe disseminate su tutto il territorio isolano. A seguito le autorità civili e militari ed il popolo di Dio dell'isola, che ha percorso il tragitto dal ponte al porto, accompagnando la statua della Madonna di Fatima, che in questa settimana di preparazione all'evento ha sostato presso la nostra isola nei tanti momenti di preghiera realizzati dai missionari del GAM. All'ingresso nella chiesa di Porto Salvo, anch'essa gremitissima di gente, i bambini hanno liberato nel cielo dei palloncini bianchi ed azzurri. Qui, prima della solenne benedizione, l'atto di consacrazione, nel quale il vescovo Monsignor Lagnese ha chiesto che la chiesa di Ischia, in perenne cammino di conversione, accolga il dono della riconciliazione e sia per il mondo segno di unità e di pace. Quindi la Madonna è stata proclamata regina di Ischia con la specifica richiesta di fare in modo che l'isola custodisca la bellezza di cui Dio l'ha rivestita e la testimoni vivendo la solidarietà, l'accoglienza e la cura del creato. Nuovo look per l'antico salone delle terme comunali ad Ischia, il salone destinato a diventare l'ingresso principale del municipio, al momento è uno spazio espositivo, ospita una mostra dedicata alla famiglia De Angelis ed una raccolta di documenti che provengono dagli archivi comunali e raccontano la storia delle terme comunali. Ce ne parla l'assessore Salvatore Ronga, sentiamolo. Assessore Ronga, in occasione del Look of the Year che sbarca a Ischia per la prima volta quest'anno, lei si è occupato proprio di un recupero del salone delle terme comunali, proprio per ribadire ancora di più un legame forte che esiste tra la moda e la cultura.
Abbiamo pensato di recuperare questo salone che diventerà poi l'ingresso principale del municipio di Ischia, recuperando il salone ma destinandolo soprattutto a spazio espositivo. Siamo partiti subito praticamente con una prima mostra che è I De Angelis, una famiglia di artisti, e che ripercorre la storia di questa famiglia a partire da Luigi, Francesco, Federico e Giovanni De Angelis, una famiglia importante che attraversa un po' la storia dell'arte ischitana dell'ultimo secolo. E ancora più importante è il recupero di questo spazio con una raccolta di documenti che provengono dall'archivio comunale e che raccontano la storia delle terme comunali. Un edificio importantissimo perché è anche all'origine dello sviluppo del turismo ischitano. Questo edificio fu realizzato nel 1881 da Giuseppe Florio, era allora sindaco Luigi Mazzella, ma è anche un edificio, è l'ultima parte di un percorso che riguarda lo sviluppo di Villa dei Bagni con le sorgenti di Fontana e Fornello, che erano molto famose già nel Cinquecento, sono state studiate da Iasolino, e quindi cerchiamo di fare in modo che questa iniziativa, che è molto bella, di Look of the Year, che riguarda la bellezza, in qualche modo si sposi anche con la bellezza del nostro patrimonio culturale. Il calcio, campionato di eccellenza, un bel gol di Arcamone regala la vittoria al Varano contro il Monte di Procida. I tre punti arrivano nel momento più difficile del Varano, al 30° della ripresa, quando gli Aquilotti erano in 10 dopo l'espulsione di Monti per doppia ammonizione. Vedremo la telecronaca dopo questo telegiornale. Intanto vediamoci la sintesi. E dunque può cominciare Varano-Monte di Procida, gara valevole per la sesta giornata del campionato di eccellenza. Entrambe le squadre si trovano appaiate a 4 punti in classifica. Verso Enrichillo, va al lancio lungo verso Rizzo, è buono il suggerimento, occhio, Rizzo commette fallo sul portiere. Rilancio lungo verso Arcamone, svetta bene Arcamone, trova Migliaccio, poi Rizzo calcia, colpisce proprio il numero 11. Valoroso, al limite dell'area, Valoroso, va alla conclusione, palla alla sinistra di Martucci per un soffio, altra buona occasione questa per il Monte di Procida. Parte Capuano, direttamente in porta, Martucci respinge bene, si appoggia dietro verso Ferrari, da questi a Capone, scodella per Chicco Arcamone, il tiro al volo, la palla deviata, vediamo se l'arbitro concede il calcio d'angolo e lo fa in questo momento. Si riparte il Varano, batte adesso col Mancino. Va Di Matteo, la punizione a girare e Martucci compie un altro miracolo. Ora Rizzo prova a servire Di Massa, il cross al centro, Arcamone non ci arriva, poi Ferrari vince il rimpallo, serve Rizzo, occhio Rizzo in posizione regolare, calcia alto, ma ancora Arcamone, stavolta riesce a trovare il numero 10 del Varano, poi Arcamone, il tiro di Arcamone, il miracolo del portiere che poi in due tempi riesce anche a bloccare anticipando l'iniziativa di Chicco Arcamone, che stava cercando di andare sul tapin. Ammonito Monti per la seconda volta e c'è l'espulsione verso Costaiola. Lucignano si gira, Lucignano va alla conclusione, Martucci blocca sicuro, da questi a Ferrari, va nuovamente lungo verso Chicco Arcamone, buono il controllo, entra in area Chicco Arcamone, il tiro, che gol di Chicco Arcamone, incredibile il gol di Chicco Arcamone, palla all'incrocio dei pali, un euro gol questo del numero 7 del Varano. Da questi a Attanasio, vede largo sull'out di destra il compagno che va alla conclusione, il colpo di testa del numero 9 Lucignano che sfiora la traversa. I ragazzi di Mazziotti, il cross, occhio alla testa, qui palla alta, esperimento, scende con la palla tra i piedi verso Costaiola che ha spazio, il destro di Costaiola e il palo di Costaiola al 48°.
poi Costaiola sul fondo e termina qui il Barano, vince 1-0, decide una magia di Chicco Arcamone nonostante l'uomo in meno. E nel dopopartita mister Monti soddisfatto dalla vittoria conquistata dalla squadra, meno però dalla prestazione, sentiamo. Eccoci con mister Giuseppe Monti, vittoria arrivata in maniera inaspettata dopo l'espulsione di Monti, arriva una magia di Chicco Arcamone che regala la vittoria al Barano e tre punti importantissimi. Come giudica la prestazione di questo Barano? Ma la prestazione è stata volitiva, sotto il piano diciamo tecnico non è stata una delle migliori, però non solo per colpa nostra, c'era anche un avversario in campo tosto, aggressivo, che cercava di non farti giocare, cercava di ribattere colpo su colpo. Oggi il nostro portiere ha fatto due ottimi interventi, se non tre, anche nel finale. Sono partite quasi tutte così, con squadre che cercano di portare a casa qualcosa. E io mi sono preoccupato sull'espulsione di Vincenzo e ho pensato che questa partita sarebbe stata un'altra di quelle che potevamo perdere visto come si erano messe le cose. Poi i ragazzi invece hanno lottato, Chicco si è inventato quel gol e sono riusciti diciamo a sacrificarsi e a portarlo in porto il risultato fino alla fine. Ecco, dopo l'espulsione cosa è cambiato anche a livello caratteriale sulla prestazione del Barano? No, non è cambiato niente, è che ci siamo abbassati, ci siamo stretti un po' di più perché eravamo uno in meno e quindi si è aperto qualche spazio per andare di contropiede. È una vittoria questa che rilancia ora gli Aquilotti? Rilancia, dipende che si intende, sabato, domenica, non so quanto, andiamo con la Sessana che era un'altra di quelle squadre costruite per i vertici che non stava andando bene, almeno non so se gioca oggi o domani, fino a oggi non sta andando bene, però sono tutte partite dove bisogna affrontarle con la massima attenzione perché alla fine poi l'episodio può decidere a favore o sfavore. Oggi diciamo noi abbiamo avuto le nostre occasioni, il Monte di Procida pure ha avuto delle buone occasioni dove il nostro portiere ha fatto tre parate e diciamo noi le abbiamo sfruttate, quella con Chicco, abbiamo fatto gol, loro non sono riusciti a fare gol, quindi è un campionato molto equilibrato dove qualsiasi squadra può fare risultato con chiunque. Non dimentichiamoci, il Monte di Procida ha vinto l'altra domenica a Mondragone, che se Mondragone vinceva andava prima in classifica, ha perso al 97esimo col Savoia in casa 2-1, quindi è una squadra diciamo che si vede, che lotta, che viva, che combatte, e noi dobbiamo fare lo stesso in attesa, ripeto, di cercare di trovare quelle pedine che possano aiutarci nel nostro cammino. E domenica trasferta per il Real Forio, i biancoverdi affronteranno il San Giorgio. Ottimista mister Flavio Leo, in Coppa ho visto grande determinazione, adesso c'è la voglia di risalire in classifica, sentiamolo. Mister, in campionato venite da 5 sconfitte consecutive e solo un gol fatto, mentre in Coppa Italia avete superato il turno e avete fatto ben 7 gol in 2 partite. Come mai questo Forio va bene solo in Coppa Italia? No, non è che va bene solo in Coppa Italia. La Coppa Italia sicuramente è una competizione che sicuramente ci lascia giocare molto più liberi mentalmente. Io credo che questa squadra, l'unico handicap che sta avendo, l'unico ostacolo che dobbiamo risolvere ed abbattere è soltanto un atteggiamento mentale e una grande attenzione per tutto l'arco dei 95 minuti. In Coppa Italia abbiamo fatto una partita anche rischiando qualcosa, ma perché probabilmente nella testa dei ragazzi era un po' più semplice partendo da un risultato di 4-1, quindi è un atteggiamento che capisco ma chiaramente non condivido assolutamente, anche perché poi ci sono state delle risposte sicuramente positive, quelle di ribaltare un risultato che si era messo male sul 2-0 e poi dopo abbiamo avuto una bella reazione. Chiaramente ci sta da analizzare bene anche gli ultimi 20-25 minuti dove successivamente abbiamo avuto di nuovo un calo mentale che ha permesso anche alla squadra del Casoria di pareggiare la partita. Un aspetto positivo che ho visto in Coppa Italia invece è proprio questo atteggiamento di grande determinazione e di grande aggressività, anche perché è arrivato il momento di risalire la classifica, non perché i ragazzi non abbiano voglia, però comunque abbiamo trovato anche delle squadre che il calendario sicuramente non ci ha dato una mano, ma siamo consapevoli dopo queste gare di potercela continuo a dire di potercela giocare con chiunque. Forio che fino adesso ha giocato con le squadre di
della parte sinistra della classifica. Adesso ne arriva un'altra, il San Giorgio. Sicuramente il San Giorgio è una buona squadra, negli ultimi anni sta facendo dei buoni campionati, anche quest'anno è partito molto bene, però io ripeto, oggi guardiamo poco le squadre avversarie e dobbiamo cercare di lavorare soltanto su noi stessi. La stiamo preparando in questo modo qua, nel senso di avere più concentrazione, più determinazione, perché oggi siamo arrivati alla consapevolezza di poter competere con qualsiasi squadra, nonostante la classifica dica il contrario. Situazione squalificati, infortunati? No, nessuno. Un piccolo affaticamento l'ha subito Matarese dopo la partita di Coppa e poi tutti gli altri sono disponibili. E l'unico squalificato invece per due giornate è proprio Nicola Calise. Nicola che comunque sta facendo, ha cominciato ottimamente il suo campionato, essendo un 99, un under, dovrà fare questi due turni di squalifica e poi rientrerà in campo. In promozione, l'Isola di Procida torna alla vittoria con Real Poggiomarino dopo due sconfitte consecutive. La squadra del presidente Muro batte Real Poggiomarino con le reti dei fratelli Costaiola. In gol prima Toni al 41esimo della prima frazione di gioco, poi Lorenzo allo stesso minuto della ripresa. Il Real Poggiomarino a inizio ripresa prima ha sbagliato un calcio di rigore con Crisantemo al 6° minuto, poi aveva momentaneamente pareggiato con Casalino all'11esimo. Da segnalare al 7° minuto della ripresa l'espulsione dal campo del difensore del Procida Micallo, decisione che parsa molto forzata e alcune decisioni dell'arbitro che sono state contestate dai tifosi biancorossi. Per i servizi vi rimandiamo alle edizioni di lunedì del nostro telegiornale, intanto vi comunico che domenica sera trasmetteremo la gara, la telecronaca in TV a partire dalle 21 circa. Tra gli appuntamenti, domenica, per quanto riguarda il teatro, al Polifunzionale di Ischia ci sarà lo spettacolo degli Uomini di Mondo dal titolo Alice nel Paese delle Meraviglie. Sentiamo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, cieli sereni, ma con foschia. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Ovviamente non era questo Alice nel Paese delle Meraviglie, ma era invece il meteo che avremmo visto dopo. Comunque abbiamo visto una bella giornata. Ma intanto torniamo un passo indietro e vediamoci il servizio su Alice nel Paese delle Meraviglie. Domenica 15 ottobre gli Uomini di Mondo tornano con uno spettacolo fuori concorso, Alice nel Giardino delle Meraviglie, un racconto della storia di Lewis Carroll in una versione bucolica ambientata in un giardino moderno. Incontreremo i personaggi che hanno fatto le fortune di questo racconto immortale e li ritroveremo qui al Teatro Polifunzionale dopo essere stati per tutta la stagione estiva presenti ai Giardini Ravino. È uno spettacolo molto bello e che è adatto anche ai bambini. Bene, e con questo è tutto. Vi lascio la partita del Varano, vi auguro buona domenica e ci rivediamo come sempre all'edizione di lunedì alle 14. Arrivederci.